c'è sto sole, c'è sto mare, è una bella città, ci sembra una bella gente. Io sono entrato una volta, mi piace le pizze fritte, mi date due pizze, quant'è? No, mangiatevi là, saluta mia, questo è Napoli, capito? Voglio dire, questa grande solidarietà che c'è, e poi è un bello popolo. Con la consegna di una medaglia della città da parte del sindaco Luigi De Magistris, Napoli esprime profondo affetto e gratitudine al maestro Antonio Casagrande come riconoscimento per la sua carriera artistica. 85 anni compiuti un mese fa e una vita trascorsa sul palcoscenico tra TV, cinema e teatro, quello iniziato a soli 6 anni con una comparsa per Butterfly e che ha visto il grande debutto alla fine degli anni 50 con Eduardo De Filippo. E ai giovani dico: leggete, studiate, soprattutto leggete, perché è importante capire e sapere. Se uno legge si accorge che tutti quanti sono più infelici di noi, perché gli scrittori non sanno perché, ma sono sempre portati a scrivere cose drammatiche, tristezze, però se voi leggete vi accorgerete che siete fortunati e che loro sono sfortunati di fronte a voi. Dovete leggere, e anche se volete fare teatro fatelo, perché è terapeutico, fa bene alla salute. L'attore napoletano nasce da una famiglia di teatranti, si diplomò in canto al conservatorio ma scelse la prosa per fare fortuna. È uno dei più grandi interpreti del teatro di Eduardo e Viviani, ha vissuto a Milano, poi Roma, girando anche film di successo, alla fine è tornato a Napoli, città con la quale ha spiegato di avere un legame speciale. Un grande amante di Napoli e del Napoli, una persona che ama profondamente la nostra città, che la vive, la conosce, nella quale è ritornato dopo essere andato via, perché non si può stare troppo lontano da questa città, e noi, siccome siamo convinti che la cultura è l'arma di riscatto definitiva della nostra città, quando ci sono artisti di questa leva va dato loro un riconoscimento per quello che hanno fatto, che fanno e che faranno per diffondere la cultura di Napoli e soprattutto il teatro in tutto il mondo. La cerimonia di consegna dell'onorificenza, aperta da una lettera di saluto dell'assessore alla cultura Nino Daniele, è stata per l'artista una forte emozione. Si rendeva un pacemaker, mi veniva una cosa, un colpo al cuore, perché è una cosa troppo importante, credo. E poi è una manifestazione, credo, più di affetto e di stima, più all'uomo mi interessa che all'attore, voglio dire, perché è un momento particolare, perché questo o è l'inizio della fine o è la fine dell'inizio, insomma non si sa, però arrivare a questa età e vivere ancora il teatro e ricevere questi attestati di stima e di affetto è una cosa che non potete immaginare forse.